occasione di altri momenti formativi, ma il tema che ci vede coinvolti questa sera in questo approfondimento è un tema un po' particolare, perché la prima cosa da fare è sfatare alcuni luoghi comuni sull'argomento del recupero crediti in generale e sull'argomento del recupero crediti applicati al contesto condominiale. Quindi affronteremo questo tema su due livelli. Il primo è diritti e doveri dell'amministratore rispetto al recupero crediti condominiali post riforma. La riforma del condominio risale al 18 giugno del 2013 come data di entrata in vigore, mentre invece l'obbligatorietà della mediazione civile risale mediazione civile in materia condominiale risale all'entrata in vigore degli effetti del decreto del fare, e quindi settembre del medesimo anno. La riforma del condominio è vero che è entrata in vigore il 18 giugno del 2013, però è stata approvata da Camera e Senato a novembre del 2012. Perché dico questo? Perché è stata approvata in un momento storico in cui la materia condominiale, in termini di gestione delle controversie, non andava obbligatoriamente in mediazione. Quindi, se facciamo un attimino un iter logico, quando è entrata in vigore la riforma del condominio non esisteva la mediazione obbligatoria. È entrata in vigore la riforma e dopo alcuni mesi è entrata in vigore la mediazione obbligatoria. Questo è in materia condominiale. Questo è un passaggio logico di estrema importanza, perché non so se tra i presenti a Paternano ci sono degli avvocati, ma gli avvocati che magari sono sicuramente bravissimi avvocati nella loro professione, sono sempre molto hanno sempre un rapporto molto conflittuale con la materia condominiale, perché la materia condominiale è fortemente giurisprudenziale, è una materia molto di nicchia, una materia che da un lato viene snobbata spesso da un punto di vista legale, dall'altro invece ha un impatto sociale, e qui mi voglio collegare poi con le finalità della mediazione, un impatto sociale, umano ed economico, perché non dimentichiamoci che gli edifici in condominio rappresentano il bene rifugio della maggior parte dei risparmi di tutti quanti noi, e conseguentemente i costi in termini di gestione, di generazione di debiti, da cui il recupero dei crediti, e di tassazione, tutte le imposte patrimoniali e quelle imposte parapatrimoniali, cioè mascherate sotto imposte di servizi ma che devi pagare comunque, come quelle dei rifiuti, eccetera, generano un impatto economico e sociale nella vita di ogni proprietario immobiliare enorme. Chi è il capo espiatorio di questo problema? L'amministratore di condominio, il quale da un lato è additato per come gestisce il patrimonio comune e per come genera o non genera un ammontare di spese rispetto alla qualità dei servizi percepiti. Questo è un problema che riguarda l'amministratore e i propri amministrati. Dall'altro deve preoccuparsi di recuperare i crediti. Dall'altro ancora deve anche preoccuparsi, e consentitemi di dirvelo, essendo credo quasi totalmente o prevalentemente una platea di amministratori, di conservare il rapporto col proprio cliente, perché poi questa persona è la persona che devo colpirla con un'azione di recupero credito e poi spero che continui a votarmi quando vado in assemblea. Ora, questo è un po' un cortocircuito, che da un lato devo essere un professionista e utilizzare tutti gli strumenti che ho a disposizione per far bene il mio lavoro, dall'altro, se voglio mantenere un rapporto longevo con il condominio, devo avere dei buoni rapporti con i miei amministrati. Questo è un equilibrio, e qua non siamo in nessun contesto diverso che non un momento di condivisione di questo tema, che è naturale. Potessi farlo, non agisco mai verso i condomini per farli pagare. Potessi farlo, se pagano pagano, se non pagano fa niente, perché voglio tenermi buono. Non posso farlo e quindi devo agire nei loro confronti, ma so che questa azione genera inevitabilmente delle conseguenze sul piano interpersonale. Allora, dove sta un equilibrio? E un equilibrio in qualche modo ci deve stare, ma non ci deve stare con quei piani di rientro che gli amministratori si prestano a fare con i condomini, e adesso vi dico perché rappresentano un enorme rischio per gli amministratori di condominio, per il condomino moroso del tutto indifferente, ma per l'amministratore di condominio e per gli altri amministrati rappresentano un rischio. Un modo per evitare di agire ogni volta con decreto ingiuntivo, con azione giudiziaria, anche incrementando i costi in capo al condominio, è quello di cercare di trovare un accordo affinché il condominio in qualche modo rientri nei tempi che tutto sommato l'amministratore non alterano la gestione condominiale e che tutto sommato il condomino ritiene di poter rispettare. Va bene.
Dall'altro ho degli obblighi secondo cui se non agisco in un determinato modo il condominio potrebbe farmi un'azione di responsabilità professionale o anche una richiesta di revoca giudiziale perché si qualificherebbe una mala gestio per non aver agito nei confronti del condominio moroso. In tutto questo devo tenere in piedi anche l'equilibrio professionale con un'assemblea che mi auguro possa rivotarmi. E quindi cosa faccio visto che sono tra l'incudine e il martello? Allora, recentemente una persona che conosciamo, poi ti dirò chi, Domenico, mi dice: se un rapporto professionale è tra incudine e martello, nella scelta è meglio essere martello, giusto? Se non posso sottrarmi da un rapporto di costante conflitto, quale è un rapporto, quello che lega l'amministratore all'assemblea dei propri amministrati? Perché è un costante conflitto, è un inganno della norma dire che è un rapporto fiduciario, perché nel momento in cui nomino l'amministratore e dichiaro formalmente di averne fiducia, un secondo dopo sto già diffidando del suo operato. È una cosa naturale, umana, no? Allora è un rapporto che vive nel conflitto. Figuriamoci quando lui non colpisce il condominio, ma colpisce me personalmente, perché deve recuperare delle spese condominiali, senza nemmeno porsi il problema del dramma che io sto vivendo. Prima, nell'imbarazzo rispetto ai miei vicini di casa, nel palesare la mia difficoltà a pagare le spese, perché fino all'altro ieri non ho mai avuto quell'imbarazzo e oggi mi trovo in quell'imbarazzo. E devo dirvi che in un territorio, buongiorno, buonasera, in un territorio come il vostro, che è un territorio sano, che nasce sano, questo imbarazzo probabilmente è ancora più accentuato. I territori che sono patologicamente viziati al fatto che la gente non paga o paga in ritardo, chi paga in ritardo non si sente in difetto rispetto agli altri. I territori che nascono sani, quella è una sanzione sociale abbastanza forte. Poi io altre volte ho pagato per chi non pagava. Infine, mi trovo in un attimo di difficoltà e mi fai un decreto ingiuntivo perché dice che se non agisci entro 6 mesi sei passibile di, perché questo mi ha detto il mio avvocato. Ecco, allora io credo che sia necessario in capo all'amministratore una autonoma conoscenza di questo strumento, di non farsi tirare la giacca dall'avvocato che gli dice che deve fare certe cose, convincendosi poi che davvero non ci sia via d'uscita al decreto ingiuntivo. Altro aspetto, che debba l'amministratore chiedere un'autorizzazione all'assemblea per fare la mediazione. Sono tutti dei luoghi comuni che è opportuno sfatare, che è opportuno derimere, e credo che questa occasione dovrebbe essere proprio quella per poterlo fare. Qual è la virtù di utilizzare lo strumento della mediazione? Anziché partire con un'azione giudiziaria, quale ad esempio quella del decreto ingiuntivo, dico quale ad esempio quella perché il decreto ingiuntivo non è l'unica strada percorribile in sede giudiziale, è sicuramente quella più forte, è sicuramente quella riservata al condominio dal legislatore, perché è sicuramente quella di maggiore tutela. Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, meglio di quello seguendo un percorso giudiziale non nulla.